Hai mai assaggiato un piatto di patate? Si chiama patate alla liornese. Naturalmente è fatto con patate, ma c'è anche della cipolla dentro. È davvero squisito. Si accompagna a meraviglia con bistecche, bracciolette, costolette. Sai, con qualsiasi piatto, è davvero. Sai, ho abbastanza soldi per... La vuoi chiudere quella maledetta bocca per 2 secondi? Ti dicevo perché solamente tutto quello che sta succedendo, ma perché niente, ma aspetta un momento. Oh, Dio ti ringrazio. Potrebbe darti un passaggio per la prossima città? Salite. Visto, per ogni pezzo di merda che carica c'è sempre una brava persona. Ashaga shaka, che gli hai detto? Ho salutato. So salutare in un sacco di lingue diverse. Non nella tua, ma in un sacco di altre sì. Non mi avevate detto che l'avete preso? Nessuna preoccupazione, l'aereo arrivava da Kansas City. Ci sono 5 stati di mezzo, tu non c'entri. Io non c'entro. Ascoltatemi bene, imbecilli. Non voglio vedere vivo uno di voi due fino a che non avete beccato quel ragioniere. Sono stato chiaro? Ma c'è una vera città, Chenny? Chenny? Quanto è distante? 80 miglia. 80 miglia. Ma che razza di posto è questo? C'è qualcuno che conosce la strada per andare a Chenny? Nessuno sa quella direzione? No, nessuno la conosce quella direzione, mi dispiace, ma niente passaggio. Niente, c'è per caso un telefono o un qualcosa? No, niente telefono. Scusa, dovrei andare in bagno, posso andare in bagno? Sì, certo, vai. Avete per caso un telefono o un qualcosa? Qui il telefono non serve. Bagno, sì. Questi ridono pure. E tu eri quello che avevi paura di volare? Scendi giù! Scendi! Fermi! 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 Non sapevo che fossi un dannato pilota brutto figlio di puttana! E pensavo che fosse superfluo farti in questa confidenza, Jack! Superfluo diventerò la tua testa fra un minuto! Come ti spegne questo affare? Scendi giù, non posso mandarlo quando sta andando l'aereo, lo farò atterrare con dolcezza. Spegni questo dannato affare, come ti spegne? Spegnilo. Spegnilo. Non sapevo che fossi un dannato pilota! Sei un dannato pilota? Ti faccio vedere io! Voglio parlarti dei miei soldi dopo che avremo messo tutto in malloppo tutto quanto! Ti piacerà! Fermi! State indietro! La macchina! Forza, dammi le chiavi della macchina! Dammi le chiavi della macchina! Ehi! Vuoi in cambio qualche cosa? Vuoi l'orologio? Vuoi? Tieni l'orologio! Forza! Vale un mucchio di soldi! State indietro! Sali in macchina! Avanti, sali in macchina! Sbrigati! Mettiamo in chiaro una cosa. Mi hai mentito tu per primo. Al fiume. Cosa? Ah, lascia perdere. Al fiume mi hai mentito. Sei tu che hai mentito per primo. Hai una bella faccia tosta e mi hai mentito tu per primo. Sei tu che hai mentito per primo. Sì,
Ho mentito io per primo, ma quello per quanto riguardava la mia paura di volare. Ma prima tu, al fiume, per quel che ne sapevi tu, hai mentito tu per primo. Ma non si può neanche parlare su quello. Ho detto che per quel che ne sapevi tu, hai mentito tu per primo. Che c'è? Ho l'ulcera. Cosa? Ah sì, una dannatissima ulcera, con tutte le tue cazzate non ha fatto altro che peggiorare. Lo sai perché hai l'ulcera? Perché hai due forme di vita, il silenzio e la rabbia. Devo mangiare, altro che rabbia. Cerca di arrivare alla prossima città, che ci penso io. Non dirmi cosa devo fare. Però hai mentito tu per primo. Allora, cosa hai deciso di fare? Dammi il distintivo dell'FBI. Le manette. Toglimele. Ti tolgo le manette. Vuoi mangiare? Vuoi fare un buon pasto? O preferisci le tue solite schifezze? Su, forza, forza, avanti, toglimele. Se cerchi di fregarmi, sì sì, lo so quello che vuoi fare, mi rinchiuderai nella tazza del cesso e mi manterrai felice in forza avanti, toglimela. Chi è qui il proprietario del negozio? Chi lo vuole sapere? Io. C'è qui il proprietario, vorrei vederlo immediatamente. Desidera? Alonso Mosley, FBI. Siamo qua per indagare dei falsari che spacciano delle banconote da $20. Avete visto delle banconote da $20 in questo locale? Ne riceviamo continuamente. Ne ricevete continuamente? Può fare due passi indietro? Vuole passarmi il denaro vicino alla cassa? Seconda fase, Hank, controlla. Una matita. Fa la prova al tornasole. La prova al tornasole? Sì, sì, fa la prova al tornasole. Questa è falsa. Hai visto che cosa le dicevo? Può dirmi il nome del locale? Red's Corner Bar. E lei Red? Sì, si tinge i capelli. No, perché la chiamano Red? È il diminutivo di Red Ultera. E il suo vero nome? Bill. Grazie per la sua collaborazione, Bill. Hank? Questi sono falsi, questi buoni. Prendiamo quel treno. Cosa? Ma che cavolo fai? Su, avanti, prendiamo il treno. Ma non posso, prima avevi detto che non potevi volare. Su, forza. Ma che stai facendo? Prometti di lasciarmi andare, Jack. Vaffanculo, ci si vede nell'altra vita, Jack. Vaffanculo, figlio di puttana. Figlio di puttana. Sei contento di vedermi, eh? Ci si vede nell'altra vita. Non scaldarti troppo, Jack. Non scaldarti troppo. Io non mi scaldo troppo. Mi provoci ancora una volta e ti sbatto giù dal treno. Jack, sto zitto. Sto zitto, tanto non ti parlerò per tutto il resto del viaggio. Allora, mi volete lasciare andare? Non ho fatto proprio niente. Ma davvero? Rieccolo. Senta, agente speciale, perché non smette di fumare? Così risparmiamo entrambi in soldi e in salute. Jack Walsh. E lo chiede a me? Ispettore, zitto! Sta a sentire, figlio di puttana. Io ho poco tempo per fare le mie cose, quindi voglio subito della risposta. Che cosa vuole da me? Io non lo so niente. Ispettore, sembra che Jack Walsh e il Duca siano in un treno per Santa Fe. Andiamo.